Alle 8 chiudo la mia attività e vado a fare un altro lavoro dalle 8 di mattina a 2 di notte solo per sopravvivere. Salvatore Caruso, commerciante di Scordia, Paolo D'Amato, commerciante di Ramacca, e Delfo Malpasso, artigiano di Lentini. Tre comuni cittadini si sono incatenati da stamane davanti all'ingresso di Riscossione Sicilia in Corso Sicilia a Catania. Supportati da qualche amico presente, stanno protestando a suon di cori contro lo Stato italiano e le troppe tasse da pagare. Non arriviamo più alla fine del mese, urlano, e anche a Catania, come avviene nel resto del paese, si deve svegliare. Basta, non c'entriamo niente coi forconi, ma anche noi, liberi cittadini, non possiamo più restare inermi a questa situazione che ci sta uccidendo. I tre lavoratori incatenati stanno invitando i passanti a stare con loro, a fermarsi. Anche il traffico sta subendo qualche rallentamento, poiché alcuni ragazzi si sono uniti alla protesta. Presente una macchina della Polizia Municipale. Al nostro